does all the light go? Mimmo Pavesi. Mimmo, buonasera, grazie. E grazie per avermi onorato con tanta bellezza femminile e maschile, allora, perché sono tutti bellissimi. Allora, partiamo dal presupposto. Ghibli è un grande. La mia prima vera festa, avevo forse, vabbè, Ghibli non sono grande, però avevo 17 anni, arriva Ghibli in una discoteca con la contessa Pinina Garavaglia. Che poi è stata la mia... Colei che mi ha scoperto. Certo, è quella che... E come mi ha scoperto? È come mi ha scoperto, l'ha proprio scoperto. Ma ha scoperto. Nel senso che l'ha scoperto. Mi ha scoperto e quindi... Era, come dire, quello che si vedeva di Ghibli chiaramente aveva una bellissima propensione ad essere un porno attore famoso, poi anche se non l'ha fatto, però... No, però devo essere sincero, io quando Riccardo Schicchi allora mi propose di fare il botto e di entrare nel mondo dell'hard, io andai sul set ed ero quella sera con Milli d'abbraccio. Quando vidi Milli messa così, sullo sgabello, e quel povero Cristo dietro che lavorava, io ho alzato le mani, io non potrei mai farcela, tanto di rispetto all'attore, ma qua, cioè, quindi sono dei grandi professionisti. E vi devo dire anche un piccolo particolare, che Milli avrebbe sicuramente preferito Ghibli all'attore che gli stava dietro, perché me lo ha detto, perché... Vabbè, con Milli ha avuto una storia che è durata un anno e mezzo, e quindi io e Milli la nostra storia l'abbiamo avuta. Ma l'idea di fare il porno attore, scopriamo gli altarini questa sera. No, ragazzi, è difficile, ragazzi, è difficilissimo. Cioè, Ghibli è stato due anni con Milli d'abbraccio, sei mesi con Eva Enger, e chi più ne ha più ne mette. Vabbè, comunque, ma questa sera il protagonista sera, sei tu. No, questa sera è Ghibli. Tanti auguri a Ghibli di cuore. Senti, so che mi hai portato degli ospiti, allora, autorevoli nel loro settore. Allora, ognuno di loro ha delle situazioni diverse. Le andiamo a conoscere. Allora, partiamo da questo, una coppia. Buonasera. Allora, Ghibli, a proposito di porno attori, lui è il vincitore dell'Accademia di Rocco Siffredi. Buonasera a tutti. E ti chiami? Eros Ressoni. Eros? Ressoni. Eros. Come si diventa porno attore? Cioè, io ho visto, ma mai potrei fare io il tuo mestiere? Ma voi siete degli idoli. Deve avercelo nel sangue, diciamo. Deve farlo, possono fare tutti, però farlo bene e riuscire a farlo proprio completamente è una cosa che deve avere nel sangue lei. Senti, Rocco... Non è una cosa impossibile, però non è una cosa... Rocco è un caro amico, Rocco Siffredi, un caro amico che salutiamo. Con Rocco abbiamo fatto tanti eventi insieme e anche a lui ho posto la stessa domanda che voglio porre a te. E la sua risposta fu negativa. Ma possibile che non c'è l'aiutino? L'aiutino, diciamo che non c'è perché non serve. L'aiutino serve quando... Perché l'aiutino è psicologico. L'aiutino, diciamo, non serve perché se il mezzo funziona, l'aiutino non serve. L'aiutino serve quando il mezzo non funziona. Peraltro l'aiutino non serve, quindi il supporto non si usa. Se vince l'Accademia di Rocco vuol dire... Che motivo ci sarà? Cioè, allora, complimenti a Eros. Tutta una questione di mente concentrata. Allora, i complimenti sono doppi, perché ribadisco, non mi vergogno, a ognuno il proprio mestiere. Io non potrei mai fare il porno attore. Ragazzi, che devo dire? Cioè, io se inizio voglio finire. E qua invece si inizia, si stoppa, ferma, avanti, giusto? In diretta addirittura bestiamo. In questi ultimi due anni ce l'ha diretta addirittura. Complimenti. Andiamo con l'ora. Grazie. L'ultima in termine di tempo. La pornostar italiana, perché poi dobbiamo dire pornostar italiana, Pico Guerra, Lisa Amane. Buonasera a tutti. Ciao Lisa, cosa fai di bello della vita? Ma io faccio porno, faccio un po' di cose. E faccio foto, faccio porno, sto facendo un programma tutto mio. Lisa, la domanda è immediata. A quale pornostar storica ti riporti? Ma io voglio essere un mix tra le mie preferite, che però per non togliere niente alle altre non dico, rimangono con me. Però mi ispiro alle migliori. Viva le migliori, ma non lo diciamo. Non lo diciamo perché sennò pare brutto. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, qua, ragazzi. Ai ai ai, una mistress. Qua siamo al vertice massimo. Mi pesta?
lei vuoi no grazie, un microfono. mi passa mia moglie te la sicuro, lei... che me le metto me le so. Dimmi, lei è il top, lei è Lady Scarlett, una delle dominatrici più famose in Italia. Mistress di professione, prima per indole e poi per professione. Come si passa da una passione a una professione? I nostri operatori stanno impazzendo, primi piani ovunque. Sì, in base all'audience, quindi alle richieste, al pubblico, ai clienti, in base alla clientela. Chi aumenta la clientela più ti rendi conto che hai delle potenzialità, delle competenze, le capacità e quindi è il caso che diventi la tua professione, perché è quello che vuoi fare. Siamo in orario protetto. Quanto costa ricevere un calcio nelle palle da te? Solo per poco. Vuole provare? No, lui era interessato. Venga. No, perché lui ha già fatto, non gli servono più le palle. No, ha già fatto, io ancora devo procreare. Vediamo, lei ripaia, attenta. Vai, Toccio. Oh, piano. Oh, guarda che devo diventare papà. Appunto, hai già fatto, non ti sente. Fa male. Qui pensa che ci sono quelli che si sono gratis. Questa era la domanda, quanto ricevi? Quant'è il pagamento, il riconoscimento economico? Pagare, ma diciamo che è per donarosi, è per persone, per pochi, come dicevo. Per persone di per pochi, ma sono, potrebbero essere tanti clienti? Sì, esatto, sono ben selezionati, perché comunque la richiesta è alta, sono tanti, sì. Io sono un suo amico, le voglio bene, la saluto, la ringrazio, arrivederci. Sarò innocua. Allora, Ghibli, abbiamo fatto, come al solito... L'ultima coppia voglio parlare allora, io. Ok. Allora, abbiamo fatto, con l'amico Paolo Bologna, abbiamo fatto una sorta di gioco. Abbiamo fatto una sorta di gioco che era le messaline contro le Giuliette. La signora Paola è venuta in mezzo alle matte, quindi no, lei non è ancora pornostar, però io il contratto ce l'ho, mi piace, non vuole penetrare, però no, una in trasmissione si vedeva solo il suo capello biondo, era una luce proprio immensa in questo studio, si vedeva questa, vedi come, quindi una futura sexy star. Cosa ti piace nel mondo dell'art, nel mondo dell'erotismo? Mi piace in generale. Non mi dire mi piace tutto perché ci avete rotto le palle. Ma ci sarà la cosa in particolar modo che t'attira? Bondage. Buona fortuna.